I gruppi prodotti sono utili per definire il conto di ricavo e l'aliquota IVA che devono essere utilizzati alla vendita di un nuovo prodotto. Il gruppo prodotti è difatti un'informazione obbligatoria quando si crea un nuovo prodotto. Quando si crea una fattura di vendita e si seleziona un prodotto, in base al gruppo prodotto associato al prodotto selezionato, verrà utilizzato il conto di ricavo indicato nel gruppo prodotto in funzione della zona IVA di appartenenza del cliente, indicato in fattura, e dal conto verrà ripreso il codice IVA e quindi applicato in fattura. Il codice IVA può essere modificato all'occorrenza sulla fattura, invece il conto di ricavo non può essere modificato. La creazione del gruppo prodotto può avvenire dalla sezione Vendite, Prodotti, Gruppo Prodotti, cliccare su Nuovo. Oppure nello stesso momento in cui si crea un nuovo prodotto. Ad ogni gruppo prodotto possono essere associati più conti di ricavo, una per ognuna delle possibili zone IVA di appartenenza dei clienti. Per ogni nuovo gruppo prodotti è necessario compilare i campi. Numero è il campo in cui indicare il codice numerico che vogliamo utilizzare per identificare il gruppo prodotti. Nome è il campo in cui indicare la descrizione del gruppo prodotti. Ora passiamo ai conti di ricavo. Qui troviamo un campo per ciascuna delle zone IVA che è possibile associare ai clienti. Perché venga poi proposto e applicato un codice IVA in fattura, è necessario che il codice IVA sia stato indicato nelle proprietà del conto. Vediamo in dettaglio i campi relativi ai ricavi. Nazionale, a questa zona IVA associeremo un conto collegato ad un codice IVA da utilizzare per i clienti nazionali, come ad esempio V022, IVA al 22%. UE, a questa zona IVA associeremo un conto collegato ad un codice IVA da utilizzare per i clienti comunitari, come ad esempio V302, vendite non imponibili articolo 41. Estero. A questa zona IVA associeremo un conto collegato ad un codice IVA da utilizzare per i clienti extra UE, come ad esempio V308, vendite non imponibili articolo 8. Ed infine, nazionale senza IVA, a questa zona IVA potremo associare un conto non collegato a nessun codice IVA o al codice IVA V312, vendite non imponibili articolo 8 verso esportatori. Occorre però fare attenzione a non associare un codice IVA perché se questo non viene specificato, questa voce della fattura non sarà poi inclusa nella liquidazione e nei registri IVA. Nella scheda magazzino è possibile specificare se il gruppo prodotti gestisce il magazzino. Per i prodotti a cui verrà associato questo gruppo prodotti sarà possibile gestirne la giacenza e quindi la movimentazione in ingresso e in uscita dal magazzino. È possibile specificare il conto di rateo per la rilevazione automatica dei rati e riscontri. Se indicato, verranno richieste in fattura le date di inizio e fine competenza. Al salvataggio della fattura, il ricavo verrà stornato automaticamente al conto specificato sul gruppo prodotti. Il ribaltamento del ricavo dal conto di rateo avverrà quando si procederà al calcolo di rate e risconti dalla sezione degli esercizi contabili. Infine, l'opzione Applica ritenuta è utile per il calcolo della ritenuta di acconto in fattura quando nel gruppo clienti è stato specificato che il calcolo della ritenuta deve essere effettuato in base ai prodotti.